ce l'ho finita per il tuo computer. Allora, come state? Va? State studiando? Non state marinando le lezioni? Adesso dopo ho fra le varie cose anche il consiglio del corso di laurea in ubiquità con una riunione, quindi vedrò cosa riesco a fare. Comunque chiederò ai colleghi se il fenomeno di abbandonare lezioni è stato limitato. Avete domande? Oggi dovremo parlare di laboratorio perché sennò non arriviamo in tempo. Avete domande, dubbi, richieste di chiarimento? Se proprio è necessario, ma diamo fuori, chiediamo concetti oggi. Avete bisogno di un concetto, volentieri, un esercizio, dopo, o casomai vediamo alla fine se c'è tempo, perché se rimanete senza spiegazione del progetto, poi vi trovate nei guai. Allora, ho a lungo pensato sul da farsi, e anche perché cioè, in realtà il problema che si è venuto a creare, se volete, è educativo, perché l'ho vissuto milioni di volte sulla mia pelle, milioni forse no, ma è una iperbole, come si dice, come figura retorica. Quello di dover portare avanti un progetto le cui parti sono tutte in divenire, cioè non c'è una cosa su cui si basa e dice ah, questo è già pronto, parto su questo che è bello, pronto e costruisco. No, io parto su una cosa che è in beta e lì sopra devo costruire, nel frattempo mi si evolve la cosa che sto utilizzando, è normale, quindi educativo di per sé. No segnale stendimento. Potevano lasciare in inglese, devo scrivere no segnale. Adesso dobbiamo dargli il sì segnale. Allora, questo non c'è. Sì segnale. È arrivato? Sì segnale. Che non ci conosce. Piace. Allora, il progetto che ho pensato per voi quest'anno si chiama Amicaia 11. In realtà i nomi si stanno sedimentando perché man mano ci sono stati diversi progetti, variazioni di progetti, ogni progetto prende il nome, lo cambia e così via. Kaya era un progetto a quale abbiamo dato il primo nome che ci è venuto in mente, Kaya. E abbiamo anche indetto un concorso a quale hanno partecipato un tot di persone su. Noi abbiamo inventato un nome, voi dategli un significato. Invece AMI sta per E microkernel Kaya. In realtà dovrei chiamarlo forse PAMI Kaya Parallel oppure SAMKAIA, SMD, SMICAI, SMD microkernel Kaya. Ok, prima di fare questo vi faccio vedere la nuova interfaccia. Tommy mi ha mandato le slide. C'è solo una piccola nota, ho messo come vedete a fianco la nota di copyright perché non l'ho messa sui lucidi, quindi presto chiederò di cambiare quel file con uno dove il copyright sta scritto sui lucidi,
evitate di diffondere il rischio al di là di quello che il copyright chiederà. Però lo sono messo in un'auto di copia, quindi stando alla licenza come ora messa secondo la legge italiana sarebbe sarebbero dei lucidi proprietari, ma siccome è lui che deve dare la licenza al suo scritto, io non metto licenze per altri, comunque confido che presto metta la licenza opportuna. Ora glielo scrivo in un mail, forse lo vedo direttamente dopo. Cucù. Cosa succede? Perché non prendi questo PDF? Quindi diventava difficile estendere l'interfaccia alle nuove funzionalità, e non solo, ci creava dei problemi di portabilità. Abbiamo parlato insieme di portabilità, anche noi abbiamo questi problemi da risolvere. Nella presentazione, quella che avete visto nei docili precedenti sarà chiamata MicroMPS 1 e la seconda MicroMPS 2. Vi ricordo che quella che sembra una U nella nostra mente è una MU o MI greca, cioè micro. C'erano dei problemi di usabilità e il problema è che bene o male ci sono delle convenzioni, degli standard grafici ormai consuetudinari, che brutta parola che ho scelto, che sono normali per le persone, e questa applicazione non li rispettava, e allora alla complessità del progetto c'è una complessità di abituarsi a bottoni che sono da un'altra parte rispetto allo standard e così via. Uh,
Sulla parte della macchina abbiamo tentato di tenere tutta la complessità e i dettagli fuori dalla macchina. Quindi l'idea è di rendere tutto più intuitivo, specialmente per gli utenti della prima ora. Il problema per voi che siete gli utenti dell'ora zero è che sarà intuitivo per gli utenti della prima ora, ma voi avete la cosa controintuitiva che ve la dovete installare e guardare, magari ci sono dei bug. Educativo anche questo. MicroPS2 di nuovo ha la visione standard della main application window, la finestra principale dell'applicazione, e è simile a, lo vedrete, ad altri ambienti di macchine virtuali. Tutte le attività di amministrazione della macchina, come la configurazione, il monitoring dello stato, l'inserimento di checkpoint o simili, viene fatto da questa finestra. Una cosa vi devo dire prima di continuare: se usate una macchina non parallela, MicroMPS1 e MicroMPS2, MicroMPS1 e 2 sono completamente, assolutamente compatibili a livello di codice. Ovviamente, se fate partire il secondo processore, MicroMPS1 dice non sono capace, ma se voi prendete, infatti, per testare se la macchina funziona, abbiamo preso gli esercizi dei vostri colleghi degli anni passati. E sono stati, io parlo no, ma è stato Stomisav, ha preso gli esercizi degli anni passati e li ha portati sulla nuova macchina. Per intenderci, questa è una tesi di laurea triennale di livello massimo per quelli che sono i miei standard di tesi. Ricordate sempre che la tesi serve più a voi che a noi, perché è un biglietto da visita, si imparano tante cose, e quindi dovete, è vostra scelta fare la tesi pur di laurearsi oppure investire in maniera diversa nella tesi. Ok, andiamo a vedere. Si vede? Questa è la finestra della macchina, come vedete sta da grafico standard. Vedete che avete created in machine, load an existing machine configuration, giù c'è la maschera del coso, poi ci sono le varie bottoni che adesso vediamo, e appare più amichevole dell'altra, chiaramente appare più standard. Voi potete tenere attive una sola configurazione per volta, cioè non è in grado di far partire una sola esecuzione di MicroPS più macchine. Una macchina può avere più processori, ma se volete più macchine potete farlo, lanciate più MicroMPS 2. Va bene, non lo userete, ci sono le interfacce di rete, voi potete anche mettere uno switch virtuale ed attaccare due macchine virtuali più che parlano su uno switch virtuale e quindi si vedono come su una rete locale. Se create o caricate una macchina, avete la finestra per dare una finestra per dare un nome alla macchina che andate creando o caricando.
e lì decidete l'architettura della macchina, quanti processori, velocità di clock, quanto volete grande la TLB, quanta RAM volete in frame da 4K direi, sì. Dove è memorizzata la ROM per BIOS, dove è memorizzata la ROM per del boot e la ROM quella dei programmi di utilità, dov'è il boot, il file da cui fare boot, e poi dov'è la tabella dei simboli. Le ROM servono perché se no non parte nemmeno, è ovvio che potete mettere le vostre. Occorre il file da cui far boot, se non avete la symbol table vi precludete da ogni possibile attività di debugging perché non riesce a trovare a che indirizzo sta ogni symbol. C'è un otto che dovrebbe essere on. Di solito la macchina quando parte vi dà una configurazione standard che diciamo secondo noi va per la maggior parte degli esperimenti, poi ovviamente siete liberi di cambiarlo. Questi sono sotto finestra il tablet device e vedete che potete abilitare i singoli device, nastri, dischi, stampanti, rete, terminali, dite quanti ne avete e se sono dischi o nastri dovete dare il pathname del file che rappresenta quel disco o quel nastro. Perché poi quando la macchina va ad accedere deve avere il file. Così come le stampanti sono dei file, perché quando chiedete di stampare viene messo output su quel file. Mentre invece i terminali, dopo li vediamo, sono finestre che potete aprire dall'interfaccia. La finestra principale vi fa vedere anche lo status e lo stato e lo status, cioè cosa sta facendo il processore e cosa stanno facendo i device. Queste informazioni sono rappresentate in aree della finestra. Ecco, tra l'altro rispetto alla vecchia macchina c'è una finestra lì ci sono i breakpoint che lo vediamo dopo comunque, quelli sono i breakpoint, dice avete il processore per ora ce n'è uno che è in stato stop, vedete lo stato su, vedete che cosa avete abilitato, potete vedere, vedete la memoria e lo stato dei device, questo è lo stato del processore. Dice, lo potete vedere, quello che sono i processori per la macchina emulata è come se avete dei debugger ad alto livello, la finestra che vi fa vedere i thread, i processi nel debugger, solo che invece di essere processi su un sistema multiprogrammato, multitasking, sono processori che stanno eseguendo codice concorrente. Se volete inserire un breakpoint,
Vediamo come si fa. Avete, fate add record e vedete che c'è la tabella di tutte le i singoli. ASIC sarebbe il contesto della TLB. Lo utilizzerete, chi vorrà farlo, in fase 3, che è sempre facoltativa, dove i vari processi avranno memoria virtuale e ognuno avrà il suo contesto. E quindi dopo dovrete mettere i breakpoint separati per processo, perché ha lo stesso indirizzo, corrispondono a indirizzi diversi. Per ora si utilizza solamente l'ASIC standard. Che è quello del kernel. E così vedete questo elenco e potete scegliere su quale funzione mettere breakpoint. Vi ho detto, cercate l'elemento. Potete anche incominciare a scrivere in modo che ricerca velocemente. Se cominciate a digitare, vedete che l'elenco può essere ampio, e a quel punto lo trovate e date ok. Device status. Vedete per ogni device lo stato, e quindi dice: sto trasmettendo il carattere, sto aspettando che il sistema operativo mi mandi l'acknowledge in quel caso. E potete, girando il triangolino, vedere alcuni di device e non altri. Questo è il terminale. Finalmente il terminale è un terminale, non c'è più da fare clic bottone su da input, l'input è su una finestra separata. No, questo è un terminale dove se scrivete sul terminale, quindi vi appare esattamente come una finestra terminale. Non abbiamo messo, perché è inutile al fine dell'esercizio, la possibilità di inserire, come si dice, di far funzionare la libreria Curses, cioè di fare mapping del cursore nello schermo. Quindi non potete portare VI su questo terminale, e l'interrupt arriva sempre quando date il return a fine riga. Non abbiamo il modo raw per accedere al terminale per chiedere un interrupt a ogni carattere. Questa è la finestra del processore, quello che stavo tentando di dire prima. Questo è il processore 0, se ne mettete più di processore potete aprire più finestre per vedere lo stato dei diversi processori. Vedete, tra l'altro, vedete all'interno della finestra anche il codice disassemblato che è in esecuzione. Quindi potete seguire l'esecuzione sul codice disassemblato. E sotto ci sono tutti i registri, e potete guardare lo stato dei registri. Mm.
Il disassemblato è specialmente utile per i maghi dell'assembler. Se volete divertirvi con l'assembler, vedete direttamente. Tra l'altro, qui vedete ciò che vi ho raccontato. Vedete questo loop, branch is greater than 0, dollaro 2 meno 16, cioè torna su di sé di posizione, e questo è il delay slot. Ci hanno messo un op perché sennò quell'istruzione sarebbe stata eseguita anche se facevi il salto, perché RISC nel momento in cui esegue il salto ha già caricato l'istruzione successiva nella pipeline. E così. Notate qua che c'è il salto e questo RFE che in realtà viene fatto in entrambi i casi. Qui l'ha invertito perché quando può riesce a mettere un'istruzione anche prima. Però quel RFE return from exception viene fatto anche se lo vedete dopo il salto, in realtà viene fatto perché è nel slot. È specialmente utile per chi vuole scrivere le ROM, per chi vuole scrivere quelle parti che si scrivono in assembler, e a quel punto il debugging è utile. Era l'ultima per la presentazione dell'interfaccia. Come vedete un lavorino non da poco, se mi auguro che ci siano altri studenti che abbiano voglia di fare altre tese di questo calibro. Allora, questa è la macchina che avete a disposizione. Cosa facciamo quest'anno? Intanto partiamo. Il kernel sarà un kernel a microkernel, quindi avrà pochissima system call, in realtà proprio perché è un esercizio didattico. Abbiamo messo il numero minimo di system call possibili. Quante sono? Qual è il numero minimo di system call di un sistema microkernel? Quante ne me? Due. Send e receive. E quindi il nostro sistema, siccome è un sistema didattico e noi siamo duri e puri, avrà due system call, send e receive. E poi avrà un thread del kernel chiamato System Service Interface che riceve i messaggi dai processi che chiedono dei servizi, un po' come i tassi di Minix. Adesso i dettagli del kernel li vediamo con fase 2. La fase 1, domanda? No. La fase 1 prevede di creare delle code, la coda dei processi e la coda dei messaggi, quelle che useremo in fase 2 all'interno del kernel per lo scheduler, quindi serviranno le code dei processi per processi ready, processi bloccati e saranno le code dei processi bloccati perché devono ricevere un messaggio, e dall'altra parte le code dei messaggi. Su queste code le organizzeremo in un modo furbo e reale e coerente col reale. Nella fattispecie utilizzeremo lo stesso modulo di gestione delle code che utilizza il kernel di Linux, che adesso vi faccio vedere. Ne ha fatto una versione
ridotta didattica che già ha funzionato l'anno scorso, quindi suppongo che funzionerà anche quest'anno, e adesso andiamo a vedere. Il materiale lo dovreste trovare adesso, lo linko anche dal sito. Peccato che mi sia crollata la rete. Ah, che cosa è successo? Come testa della lista,
se scoprirete che entro le strutture dati, le structure, che rappresentano gli elementi della lista, al posto di quello che di solito nelle liste normali è puntatore next, troverete dei campi di tipo list head. Quando la lista è vuota, voi avete next e forever che puntano a se stesso. Questa è l'idea di lista vuota. Quando inserite degli elementi, e quindi qua c'è una struttura e qui in realtà sarebbe più comodo mettere next di là e per di qua, che se sono stati messi in quest'ordine. Comunque vengono attaccate in questo modo qua, next, next, forever, forever. Ok, quindi se formano, vengono a creare due liste circolari, una, se seguite il next, next e tornate a let, se seguite il prev, prev e tornate. Se mettete un terzo elemento, next punto a questo e next punto a questo. Facciamo così per capirci meglio. Sotto mettiamo next, quindi next fa il giro così, prev fa il giro così. Ok? Quindi ci sono due liste circolari, i next che vanno in un senso e prev che vanno nell'altro, e attaccano fra di loro non già la struttura ma gli elementi della struttura. Quindi praticamente si fa le liste di cose che si chiamano listed, gli oggetti listed. Il trucco qual è? È quella macro che si chiama container of. Una volta che, vedete, girate la lista, voi ottenete l'indirizzo non della struttura, ma di questo campo della struttura. Dato quel campo della struttura, come faccio ad avere l'indirizzo della struttura che lo contiene? Se questa è la struttura, che ne so, TCB, thread control block, e questo è il campo che si chiama siblings, sapete che sono i siblings? Alzi la mano chi sa che sono i siblings, perché di solito ai miei tempi non si insegnava nei corsi di inglese, si insegnava brother, sister, ma sibling, che è il nome generico di fratello o sorella indipendentemente dal genere, non veniva insegnato. Era una cavolata. Ok, tutta questa promiscuità, no? Allora, se io ho il campo siblings e ho il puntatore, qui ho un puntatore P che punta a questo, perché sto scandendo e ho P che è mandando tutto questo. Se io scrivo container
off, P, poi type struct TSB settings. Quindi StatCatch non è una funzione. Qui avete un puntatore, qui avete una definizione di tipo, qui avete il nome di un campo all'interno della definizione della struttura. Questo, a partire dal puntatore di P, vi restituisce il puntatore dell'intera struttura. Quindi voi navigate all'interno di questa lista che si è fatta solamente di puntatori, poi quando atterrate nell'elemento che vi interessa, potete trovare l'intera struttura. Perché questo? Perché, come vediamo, per vari motivi nella struttura ci possono essere molteplici. Una struttura può essere contemporaneamente 20 liste, e quindi qua ci sono 20 campi di tipo listed che collegano la struttura in tante liste. Allora, se state navigando lungo una lista, fate il container off relativamente a quel puntatore. Se state navigando per un'altra lista, trovate il container off per un'altra strada. Quindi questo punto H ve lo diamo già per dato, d'altronde non è neanche è modificato, ma è un subset, vedete, del file include linux lix.h, lo potete andare a vedere, che è rilasciato con una licenza GPL versione 2. Potete quella, vedete, lift head init serve per assegnare, per creare una lista vuota per una variabile statica globale in assegnazione. Cioè scrivete uguale list head init, no, niente uguale, no, scrivete uguale list head init è il nome della lista, oppure fate direttamente list head name e vedete che vi definisce la struttura, vi definisce la struttura e inizializza. Invece quell'inline che vedete sotto serve per creare una lista vuota nel codice come operazione, non come assegnamento iniziale. Poi vedete che c'è la list add che serve per aggiungere un elemento nella lista. E avete la lista add fatta con l'underscore, è una funzione interna. Si può usare la lista add o la lista add tail per aggiungere il testo in coda alla lista. Cancellazione di un elemento, date l'elemento da cancellare. E il prossimo e viene cancellato. È l'ultimo elemento, e questo è la lista è vuota. Questo serve per navigare al prossimo elemento. Sì. Scusi, mi pare di aver visto due funzioni del, una con l'underscore e una senza. Perché nella versione originaria esisteva la cancellazione sia in testa che in coda. Ne abbiamo lasciato una sola e quindi quella da usare è quella senza underscore. È uno standard perché le macro, le funzioni con l'underscore siano interne. Queste sono tutte inline, quindi non le posso nascondere. Perché inline significa che sono macro, vengono sostituite testualmente. D'altronde vedete, per cancellare una lista sono due assegnamenti, quattro. Io mi aspetto che quelle diventino quattro istruzioni assembler, mix. Carico un valore in un registro, lo scarico nell'altro, carico il registro, lo scarico nell'altro. Andare a metterlo sopra struttura
del caricare i registri sullo stack, chiamare di qua, chiamare di là, è un peso forte relativamente al lavoro da fare. E d'altronde queste liste sono frutto di anni di esperienza in un kernel che tenta di essere molto competitivo e spesso lo è. Ok, è l'ultimo elemento, la lista è vuota, dammi il prossimo elemento. Dammi l'elemento precedente, ecco. Queste quattro funzioni sono gli attraversamenti della lista. Sono delle macro che potete usare e dite, per ogni elemento della lista, e qui il primo caso è attraversare solo la lista, ok, attraversare solo la lista e vi dà man mano i puntatori che agli elementi listed, è una brutale attraversamento di lista. Invece quelli dopo, ovviamente uno al dritto, l'altro al rovescio, sono gli attraversamenti direttamente gli attraversamenti delle strutture. Ad esempio, per attraversare questo, io potrei dire list for each entry, dove POS è un elemento puntatore a TCB, che è quello che verrà di volte in volte istanziato ai vari elementi, quindi in questo caso la prima volta a questo, poi la seconda volta a questo, poi sì. Poi avete head, che sarà questo puntatore qua, il member sarebbe la parolina siblings. Vuol dire attraversami la lista seguendo nelle varie strutture il campo siblings. Ok? Questo che trovate l'xtx.c non serve a niente per il progetto, è semplicemente un programmino che ho scritto per farvi vedere come funzionano queste liste, quindi non mi ricordo che cosa fa, ma fa delle operazioni. Ovviamente usa anche la test, roba proprio da un test in corsa, perché di test non l'ho mai usata. Praticamente vi consente di dare un input dei valori numerici che vengono creati degli elementi che vengono messi nella lista e a ogni passo chiama la list che fa vedere l'andamento della lista. Vedete, list of int ha il valore e una list head che serve per collegarle assieme. Possiamo anche lo facciamo qua, poi puliamo dopo. che cosa vuole?
Vedete che c'è un warning che test non va usato, ma funziona. Uno, vedete che abbiamo aggiunto l'elemento 1. 3, 10, 9, ok? Vedete che man mano inseriamo gli elementi in lista. Tra sotto per un esempio banale di funzionamento. Ok, a questo punto andiamo a prendere Google è un ottimo aiuto. Andiamo a prendere il manuale di Amicaia. Lo attiviamo direttamente a Google. Che è una evoluzione di Kaya. Ok, quindi scrivo Kaya qua, copy the location e quello che faccio, un get questo, perfetto, vediamo se è visibile. No, chmod644amicaia. Allora, questo sarebbe il testo che avete Amicaia, che vi dà l'idea di delle cose da fare. Ci sono delle piccole variazioni alle strutture dati che poi vediamo in queste strutture dati che ci sono qua. Cosa faccio? Lo prendo da qua. Qui adesso. Andiamo indietro. Ricaricare la pagina. Ho detto ricaricare la pagina. E adesso deve essere comparso un file PDF che adesso andiamo a vedere. L'autore di Amicaia è un altro laureando che si chiama Cataldi. E andiamo a vedere come ho fatto. L'intero progetto, Kaya, prevederebbe tutti questi livelli. E penso che si potrebbe fare un corso di laurea sui sistemi operativi. Non un corso sui sistemi operativi. Noi ci fermeremo a livello 3, quindi alla fase 2, e poi mancherebbe il livello 4, 5, 6, 7. Come fatto? Allora, il livello 0 è l'hardware che abbiamo visto nella spiegazione della macchina l'altra volta. Il livello 1 sono le ROM che vi vengono date per fatte, ma anche quelle descritte nel documento Principles of Operation. E poi il livello 2 è quello che andiamo a fare adesso, la fase 1, che sarebbero la gestione delle code. Poi c'è il livello 3 che è il kernel, il nucleo, e
lì dovete fare lo scheduler, gestione degli interrupt, message passing, un sistema banale di network detection, l'assistant service interface, che è questo thread che dà i servizi del nucleo, poi con l'implementazione dei servizi. A livello 4 ci sarebbe la gestione della memoria virtuale, ci sarebbe la gestione dei processi utente, la protezione dei processi. A livello 5 ci sarebbe la gestione della rete, lo step di rete. Livello 6 il file system e livello 7 la shell. E a quel punto diventerebbe un sistema operativo completo. Il nucleo. Allora, abbiamo, lasciate stare la struttura che questa è ancora implementata senza le liste alla Linux, dopo vediamo la lista, ma l'idea è che voi dovete scrivere, e l'altro sarà la lista dei messaggi. L'idea è la stessa, cioè dovete fare la lista dei thread e la lista dei messaggi. La struttura sarà fatta in modo diverso. Comunque, nella lista dei thread, ovviamente avrete per il thread cosa? Le liste per lo scheduler, cioè una cosa del genere, per esempio, vedrà il processo attaccato alla red queue, ok? Oppure il processo attaccato a altre strutture. Poi ci sarà, i processi saranno messi in ordine gerarchico come in Unix. Quando un processo crea un sottoprocesso è figlio. Ma per fare questo che cosa c'è? C'è la lista dei fratelli. La radice di questa lista sarà nell'elemento del thread genitore, e i figli saranno nel genitore, i vari figli saranno considerati fratelli. Quindi là, in quest'altro, cioè l'elemento nel TCP, la testa della lista sta sempre in un TCP, ma stavolta il campo è child, o meglio sarebbe stato chiamarlo children, ok? Quindi la testa è questa che punta alla lista dei suoi figli, che sono collegati attraverso i campi fratello. E lo stesso per i messaggi, vedete che c'è il processo, sì, c'è la lista dei messaggi che aspettano di essere ricevuti, la lista dei messaggi in sospeso. All'interno di un kernel non aspettatevi di trovare malloc, perché la locazione dinamica è una cosa che avete quando state sufficientemente adagiati su un materasso di software bello spesso. Nel kernel non avete questo, avete semplicemente l'hardware duro e crudo. Quindi è vero che facciamo delle liste, è vero che facciamo tante belle cose, ma l'allocatore ce lo dobbiamo fare da soli, nella maniera brutale. Si prende un vettore, si attaccano fra loro tutti gli elementi, per esempio di tipo thread, nella lista degli elementi disponibili, e poi quando c'è bisogno di un nuovo thread, quello che fareste è malloc in un
programma utente, qui chiamate la allotSV, che è l'ultima riga in basso, la allotSV, che vi dà indietro una struttura TSV. Ma cosa ha fatto? L'ha staccata dalla lista degli elementi liberi e ve l'ha data a disposizione. Quando ha finito la lista degli elementi liberi, ve la restituisce null per dire non ce ne ho più. Quando un thread termina, voi fareste la free, invece chiamate questa free TSV, che prende l'elemento e lo reinserisce nella lista degli elementi liberi. Cioè la lista degli elementi liberi diventa complementare nell'universo dei TCP disponibili di quelli utilizzati in questo momento dal kernel. Quindi avete una struttura init TCP, TCPs, che viene chiamata dal kernel in fase di boot. Appena parte, mette a posto le strutture dati, quella ha una struttura dei dati statica e semplicemente li attacca tutti insieme. Poi usate gli altri due per allocare e lasciare. Prego. Volevo chiedere, quindi queste funzioni ci sono già date? No, questa fa parte di quella che dovete andare a implementare voi. Queste le andate a implementare. Quindi questa è la prima parte. Per i messaggi è la stessa storia. Dovete inizializzarlo e fare la funzione che vi dà un messaggio e con la quale restituire un messaggio. Poi dovete creare le code. Non sono fatte così, sono fatte con le liste di Linux, ma il concetto è lo stesso. Di là ci sono le signature nuove. Vi faccio vedere il file. Se guardate, vi ha il tsv.e, vedete funzioni che hanno lo stesso nome di quelle che ci sono nella documentazione, ma il tipo dei parametri è diverso, perché al posto di usare i puntatori semplici si usa il nested. Infatti, guardate vi-types.h, questa è la struttura TCPT. Vedete che avete una list head che è il tnext che attacca gli elementi insieme, quella che serve per fare la ready queue, oppure che serve per tenere insieme la lista degli elementi liberi. Poi vedete che ci sono due list head, la prima che si chiama child e la seconda che si chiama sibling. Child è la testa della lista di tutti i figli e sibling è l'elemento che collega un fratello con l'altro. Poi avete non mi ricordo quello che cos'è, quello è sicuramente un errore che adesso cancello. Poi avete lo stato del processo, quello lì lo metterete dentro in fase 2, lì ci vanno proprio i registri, la fotografia del processo, quando lo togliete dallo stato running e lo mettete nello stato ready o blocked per salvare lo stato. Poi vedete che ci sono, togliamo la parola process che qui è fuorviante, c'è la lista dei
e i messaggi che aspettano di essere ricevuti da questo processo. Se A manderà, quando A manderà un processo a B, sarà un message passing asincrono. A manda il messaggio e semplicemente il messaggio viene messo nella coda di B in attesa di essere ricevuto. Quando B farà una receive message, va a vedere nella sua coda se c'è già un messaggio che fa match con quello che gli serve. Se non c'è, si mette in stato bloccato e quando B o chi altro manderà un messaggio dovrà guardare se è in stato bloccato e se questo messaggio lo può sbloccare, e questo lo porterà da stato blocked a stato ready. Ok, questo sarà il meccanismo che farà il kernel. Va bene? Poi sotto c'è la coda dei messaggi. Per questo kernel i messaggi sono solo dei numeri interi. E se volete passare dei messaggi più ampi, semplicemente passate l'indirizzo di una zona di memoria. Comunque, il primo campo è sempre lo stack che attacca insieme tutti i messaggi. Quindi vi ho detto, P ha in attesa messaggi da N processi, attaccate uno con l'altro e li mettete lì nella lista. C'è un puntatore che dice chi è il mittente e avete il messaggio, il payload, il messaggio che è un intero. Allora, date queste strutture, vedete che quelle in alto ci sono le tre funzioni che abbiamo visto prima. Poi abbiamo da implementare la funzione, vedete che i nomi coincidono, make empty thread queue, fai una lista vuota ed ecco, vedete, make empty thread queue, solo che qua ritorno tcpt asterisco, la cambia che ha come parametro una lista passata per indirizzo, ma il concetto è lo stesso, deve fare una lista vuota. Poi abbiamo empty thread queue che si domanda se la lista è vuota o meno. Insert thread, inserisce thread, remove thread, togli thread, e vedete che sono le stesse funzioni che potete trovare qui a fianco, ma cambia il tipo dei parametri secondo la struttura a lista di Linux. Remove thread e insert remove thread sono FIFO, quindi sono delle code. Out thread serve per cancellare un elemento, togliere un elemento dalla coda in qualsiasi posizione sia. Vedete, mettete il puntatore a un thread e dovunque sia deve essere cancellato, non importa se è il primo, il terzo o l'ultimo. Questo è il caso tipico di se voi avete un processo che ne uccide un altro, quel processo deve scomparire dalle code, sia che sia il primo della red queue, l'ultimo oppure bloccato. Quindi bisogna andare a cercare e toglierlo, questa volta non rispettando la FIFOness. Head thread serve per avere il primo elemento di una lista senza toglierlo dalla lista.
sono sono le funzioni sì. Sono le funzioni per la gestione della, della lista dei figli. Non mi piace la definizione del parametro. Andiamo a vedere cosa dice nella... Quindi lei deve aver mantenuto l'interfaccia invariata, se deve scaricare sullo schermo di sinistra. Allora, empty child restituisce restituisce vero se quella, quel processo non ha figlio, figli, false altrimenti. Inserisci figlio, aggiungi un figlio a un processo, cancella figlio, toglie il primo figlio del processo, out child, toglie un figlio dovunque esso sia nella lista. Praticamente la, le chiavi di lettura sono sempre le stesse. Insert, remove, fanno la coda, out, toglie da un punto generico, head, da il primo senza cancellare. Ok, e dall'altra parte con le prime classi dell'istruzione, anche qui avete file, una coda vuota di messaggi, la coda è vuota, inserisci, push a pop, mettono e tolgono un messaggio, questa volta direi non nell'info, e invece head, fatemi vedere se pop, perché se no gli cambiamo nome, perché push e pop dà l'idea di uno stack, e invece head prende il primo messaggio in coda. Ho voluto mantenere lo stesso nome, ma è fuorviante, ora lo cambiamo. Torniamo a mettere, per essere coerenti, mettiamo così, è tutto coerente. Insert message. Ah! Ho capito adesso. Cioè, il messaggio si può mettere in testa e in coda, quindi se fate pop, giustamente uno stack, se fate insert e pop, fate una coda. Quindi push e pop stack, insert e pop, perché l'inserimento lo inserite a un estremo o all'altro. Certo, vi dà il primo. Esercizio collaterale, quindi dovrete prima regola, prima cosa da fare, dovete implementare tutte queste funzioni. Scoprirete che sono funzioni ognuna di 4-5 righe che utilizzano la, la libreria delle liste. Quindi di per sé lo sforzo non è enorme. Però lo sforzo diventa pesante perché bisogna farlo funzionare sull'emulatore. Quindi il focus dell'esercizio non è tanto sulla struttura dati, che sono educative, ma non sono difficili, quanto
farlo funzionare sull'emulatore, documentarlo per bene, e l'altro esercizio che dovete fare, inserire nel codice, per ora come commento, poi vedremo come si fa, come si implementa, spin lock, spin unlock, dove dovete bloccare la, dove dovete avere mutua esclusione nell'accesso alle strutture dati, ok? Poi vi farò vedere come si fa a implementare spin lock e spin unlock, farete fase 2 e se siete stati bravi, dopo che avete fatto funzionare il test su un processore, accendete il secondo processore e scoppia. No, se non scoppia vuol dire che avete fatto le cose fatte per bene, ok? Quindi in realtà il multiprocessore lo vedettiamo dopo. Cosa volevo dirvi? Adesso con calma, appena un secondo, vi scrivo il P1 test. Perché la cosa importante adesso è vedere, bene, scrivo tutte queste belle cose, ma poi cosa ci faccio? Bene, l'idea è qui, ciò che c'è scritto su questo test oppure quell'altro di Kaya va bene per tutte le SAS. Come si fa a provare? Testing. Dovete compilare i vostri, ovviamente dovete scrivere un main file che faccia tutto, ma dovete compilare tutti i vari pezzi e poi vedete, dovete linkarlo, e fra i vari file che linkate ce n'è uno che si chiama P1 test. P1 test è un sorgente C che vi darò io, che cosa fa? Fa un quello che si chiama un regression test, un alpha test, esercita le vostre funzioni. Quindi se il P1 test non funziona, i casi sono due: o ho sbagliato a scrivere il P1 test oppure il vostro programma non va. Però posto che il P1 test dopo un po' diventerà stabile e sarà abbastanza credibile, vuol dire che il vostro programma è sbagliato. Se il P1 test funziona, cioè se l'esecuzione arriva in fondo, ci sono possibilità che il vostro esercizio sia giusto, ok? Perché ovviamente, come sapete, non si può testare la correttezza di nessun programma per mezzo di un altro programma. Poi fate partire, va bene, create è punto per punto, create l'eseguibile, l'ELF che si chiama kernel, con quel comando separate all'interno del ELF l'eseguibile dalla symbol table, come serve a MicroMPS, e alla fine lanciate, voi lancerete MicroMPS2 e vedrete che sulla stampante sul terminale 0, non ricordo più, mi compare una sorta di log di quello che ho fatto. Dice, ho provato questa funzionalità, ok, ho provato quell'altra funzionalità, ok. Alla fine, non so cosa scriveremo quest'anno, la frase tipica in fondo era successful mission, Captain Kirk. Vediamo se ne trovo un'altra frase celebre da mettere alla fine. E alla fine deve dire system halted, per dire ho finito. Di solito se troviamo un errore mandiamo il sistema in panic, quindi se vedete che va in uno stato panic andate a vedere il log, perché c'è qualcosa che non ha funzionato. Ok? Processo.
Consegna. Prego. Volevo chiedere una cosa prima. Lei ha detto che vedremo in seguito come fare gli spin lock e gli unlock. Però noi abbiamo studiato Decker, Peterson, gli algoritmi, test and set. Cioè, cosa vuol dire? Allora, la macchina parallela ha due funzioni che funzionano, che fanno le veci della test and set. Quindi, per ora scrivete commentato spin lock, spin unlock. Poi, con queste due istruzioni, andrete a scrivere la spin lock e spin unlock. Qual è il problema? Che in una macchina RISC voi non potete scrivere una test and set. Perché? Perché una test and set fa due accessi in memoria, una macchina RISC non è capace di fare due accessi in memoria. Allora, esistono due istruzioni che si chiamano load and link e store conditional, che semplicemente sono i due pezzi della test and set. Ma dici, ma se fai due pezzi non è atomica. Alt. La load and link fa il primo pezzo della test and set, ma si ricorda che deve essere fatta atomica con la store condition subito dopo. Se load and link e store condition vengono fatte direttamente una dopo l'altra, la store conditional ha successo e vi viene messo in un registro un valore che indica che ha avuto successo. Se invece la store conditional scopre che c'è stato un interleaving di qualcos'altro nel mezzo, quindi non ha più la garanzia di essere atomica, vi fallisce e voi la rifate. Ok? Le macchine RISC usano questa tecnica per fare test and set. D'altronde, come vi dicevo, non potrebbero farlo altrimenti, perché sono due accessi in memoria. E quindi dopo vi spiego queste due istruzioni, però ne avete già abbastanza di complessità per fase 1, lo volevo spostare verso fase 2, ok? Solo questo. Scadenza. Sia la data giusta, domenica a mezzanotte di domenica, in modo che il rush finale, se per caso c'è qualcosa che non torna, non vi faccio marinare le lezioni, ma al massimo evitate di andare a discoteca. E domenica sera a mezzanotte, come consegnare? Allora, mi raccomando, CD home students, qua ci sono tanti directory uno per anno. Andiamo a vedere quelle del 2010, quelle dell'anno scorso. Vedete che ci sono tante directory, una per gruppo. Queste non sono le directory di consegna. Queste sono directory di lavoro a vostra disposizione, come vedete appartengono al gruppo, in modo che se voi mettete con anche il set user ID al gruppo, quindi se mettete dentro dei file li condividete con gli altri utenti del vostro gruppo. Posto tipico dove potete mettere degli SVN condivisi, dei git, quello che volete. Adesso sono chiuse queste directory perché è passata la scadenza. Submit, vi ricordo, in inglese vuol dire consegnare. Quando fai consegnato all'università un compito,
parte dell'operazione di submit. Quindi submit fase 1 o phase 1 è la directory dove sono i file consegnati in fase 1. Vedete che dentro submit fase 1 ci sono delle directory, anche qui una per gruppo, e fino al 27 febbraio, adesso non le ho ancora create per quest'anno, ci sono quelle di lavoro, ma non quelle di consegna fase 1, adesso le creo quelle di consegna fase 1, fino al 27 febbraio a mezzanotte, quelle directory sono a vostra disposizione, ok? E voi mettete lì le cose, potete anche metterle, spostarle, rimettere, fare una prova lì, però il 27 a mezzanotte parte crontab che riassegna la proprietà di tutte le directory, vi toglie l'accesso e a quel punto diventano statiche. La mattina dopo troverete la lista dei file che ci risultano consegnati. A quel punto si fa l'ultimo controllo per vedere se è capitato qualche volta che per problemi di quota così c'era il file ma risultava di ampiezza zero, oppure risultava di ampiezza minore di quella aspettata. A quel punto si corre ai ripari dicendo aiuto, aiuto, è successo un guaio. Il giorno dopo, due giorni dopo, se è arrivato un mese dopo, diciamo che abbiamo già corretto ciò che avete consegnato, no? Consegnate nella vostra directory di lavoro, tenete le cose che più vi sono utili per lavorare, consegnate un solo file target z, target z2, che sia come un file da scaricare, un file di un per download di un'applicazione. Dentro cosa ci deve essere? Quello che si mette in un file fatto in questo modo. Una directory con dentro tutto, mi raccomando, non file sparpagliate, una directory con dentro autori, copyright, licenza, readme. Come? Voi dovete mettervi nei panni, ma non è l'esercizio didattico, nella vita, quando rilasciate del codice, non rilasciate il sorgente, perché solo il sorgente fate per diventare matto chi lo vuole utilizzare per capire che librerie servono, come si compila. Ci vuole un attaccato, un readme che spiega che cosa, come lanciare in modo che chi corregge deve prendere il vostro readme, leggerlo e avere già tutti i passi da fare per far partire l'applicazione. Documentazione interna e esterna. Documentazione interna, spiegazione dei punti salienti, spiegazione della funzione, non copia e incolla delle specifiche, non serve a niente. E nella documentazione esterna, scelte progettuali del gruppo. Ok? Fate particolarmente attenzione alle cheating policy. È ammesso, è richiesto, è giusto che i gruppi parlino fra loro nel ipotizzare soluzioni a problemi. È sanzionato avere codice copiato fra un gruppo e l'altro, ok? Quindi l'idea uso il puntatore in quel modo storto perché va più veloce, si può parlare, discuterne, e se nel newsgroup compare chi è l'autore primo può anche mettere una documentazione. Altri gruppi lo possono aver fatto, ma guardate che siamo stati noi a portare avanti questa idea, ok? E quello è ottimo, però se si scoprono parti di codice più o meno furbescamente passate da un gruppo all'altro, vi ricordo che dal 1982 che tutte le mattine vengo a Porta San Donato, prima come studente, poi dal 1986 come in qualche modo docente, prima garzone di bottega, ricercatore, professore, quindi dei studenti ne avresti passato un certo numero. Non è che poi serve a niente,
sono le cose che riescono solo a farmi arrabbiare. Comunque, verranno sanzionate le copiature dei codici, mentre invece la discussione aperta è gradita. Per questa prima fase purtroppo non ci sarà grande interazione in aula, ci sarà interazione via newsgroup, ma si tratta di implementare delle strutture dati. Nella seconda fase, dove invece i problemi saranno più correlati ai sistemi operativi, ci sarà da fare uno scheduler, il system service interface e quindi il thread che dà servizi del nucleo, e lì avremo più o meno una volta alla settimana la seduta di discussione del progetto e, e dell'avanzamento del progetto, in modo che vi abituiate anche a un lavoro di team. Un progetto ha una direzione di progetto, poi ci sono le persone che lavorano, che manifestano problemi, richieste di chiarimento, richieste di cambiamento specifiche perché non si interfaccia bene questo e quell'altro, e così si va avanti fino alla fine dell'anno. Ok? Domande? Comunque, se lo so che domani avete altro a cui pensare, ma se vi capita di la notte fra mercoledì e giovedì di darci un'occhiata, giovedì avete già domande, giovedì si può utilizzare per parlare di queste cose. Domani ci vediamo di là, mi raccomando ancora una volta documento di identità. Non fatevi trovare già nei banchi, perché ho l'elenco e vi chiamo uno per uno e vi sistemo io, nel senso buono, nei banchi, vi metto nei posti opportuni. Altra cosa, ve lo ritiro domani, nel compito ci sarà indicato righe e colonne, in modo che ho, tipo battaglia navale, la posizione di ogni studente dove era nell'aula. Anche lì, compiti troppo simili da studenti troppo vicini fanno in modo che venga annullato il compito a tutti quelli che molti di solito, tra l'altro, per privacy non metti il nome, i voti verranno pubblicati solo con la matricola. Ma poi faccio la scannerizzazione e metto in rete al pubblico ludibrio i casi di copiatura. E quindi è conveniente per ognuno di voi, l'aula non è grandissima, ma ognuno di voi è conveniente che per il suo bene tenga riservata la sua soluzione, perché se essa fare l'esercizio e qualcun altro riesce a sbirciare, alla fine si può trovare ad essere bravo e avere il compito annullato. Ok? Quindi conviene a ognuno di voi mantenere riservata la soluzione. Domande? Dubbi? Prego. La correzione che vi verrà fatta domani? La correzione, nel senso darvi il risultato, darvi una possibile implementazione del risultato, verrà fatta giovedì mattina, in modo da darvi il massimo di tempo mercoledì. Per tanto, se volete, vi consento anche giovedì mattina di chiedermi il non valutare, ma nella prova parziale il non valutare non prevede cambiamenti di punteggio finali, cosa che non sarà più vera negli appelli, vi ricordo, negli appelli. Però se mi lasciate un foglio bianco quasi, non è che spero per voi di no, mi auguro, anzi, una cosa fondamentale, ricordatevi sempre che è molto più piacevole vedere dei compiti fatti bene che dei compiti fatti male. Non giochiamo a mettervi in difficoltà né a sperare che voi ci mettiate non so quanto a finire l'università, assolutamente, non abbiamo, nessuno di noi ha spirito sadico. Esistono però studenti che sono più portati per una materia, studenti più portati per l'altra, quindi è naturale che ci siano compiti fatti meglio, compiti fatti peggio. Poi esistono anche per tutti, a tutti i livelli. Voi avete vissuto qualche giorno fa che non mi è venuto un esercizio in aula, ma non è uno scandalo per nessuno,
anch'io sono umano e nelle giornate no. E così capita agli studenti nelle giornate d'esame. Quindi, se uno ha una giornata no, non si avvilisca, ci sono 7 prove per riuscire a farla. Se uno ha una giornata no, semplicemente a quel punto dice non valutare e ci rivediamo la volta prossima. Senza. Sabato, in sala Farnese, ingresso libero, mi hanno chiamato per tenere una relazione su una conferenza sulla. A me hanno chiesto di parlare di scienza e tecnologia nell'educazione. Ho visto gli altri relatori e è veramente, spero di tirare sul morale, perché c'è uno che parla della depressione giovanile e quello dopo parla degli impulsi suicidari dei giovani. Allora state su, ragazzi, se anche non mi viene l'esercizio domani non è niente, ok? Va bene, ci vediamo domani.